Ciao a tutti, bentornati nella nella famosa rubrica dei mini vlog Aspettando Sailor Moon Crystal 3. Volevo subito scusarmi, l'altra volta ho avuto gente e non ho potuto registrare la volta scorsa, cioè lunedì. Benissimo, io sono molto felice che tutti avete scritto sotto i commenti, mi apprezzate, ho visto che altre persone mi vogliono sponsorizzare, soprattutto ieri mi ha fatto molto piacere nei video di ringraziamenti ai miei iscritti, Stefano Sensei, che è uno youtuber che ha un suo canale, e mi ha fatto davvero molto piacere. Quindi tornando al nostro argomento di adesso, oggi questa è la prima parte aspettando Sailor Moon a Crystal 3 e poi vedrò di fare un altro secondo video dedicato o al planetario o altro. Vedrò nella scaletta cosa ho scritto, cosa c'è di importante. Nelle pagine di Facebook di Sailor Moon, in questa settimana, nella settimana scorsa, cioè dal lunedì scorso, dalla fine dell'Act 29 fino a ieri, che era domenica, si sta parlando che oggi dovrebbe comparire la famosa trasformazione delle Hotel Senshi, in questo caso Sailor Uranus e Sailor Neptune, in versione Crystal. Quindi per la seconda volta vedremo una trasformazione delle Hotel Senshi non super, perché negli anni 90 c'era solo questa trasformazione, la prima e unica trasformazione dell'Hotel Senshi, ma nella versione Crystal, la versione Super, cioè con il cristallo dei loro pianeti, come hanno fatto le Inner Senshi, non c'è stata mai traccia. Un tempo fa, SailorMoonWorld.it, che io ringrazio ieri, ho pubblicato un link sul mio canale, del mio canale, e ho visto più di tante persone italiane e non italiane che hanno messo mi piace. Pubblicò una fotografia di una mostra in Giappone. Adesso saranno le 3 in Italia, saranno le 10, le 10 di sera in Giappone, le 3 di pomeriggio in Italia. Una mostra che non mi ricordo dove è stata fatta, dove è stata esposta tutti gli oggetti, compresa la falce del destino, io la chiamo in italiano, mi sembra Silent Grave, 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 roba del genere, e la Garnet Orb come se fosse di dimensione così, molto grande, come se fossero persone realmente esistite. E poi ha messo questa fotografia che Marco Albiero, ciao Marco, grazie a te, forse riusciremo a fare questa sorpresa. Che cosa è successo? Hanno mostrato per la prima volta la Lip Rod di Sailor Saturn, che sarebbe simile alla versione anni 90, è una pallina, una sfera, chiamiamola così. Qui c'è la base del Lip Rod, qui c'è la stella con i simboli di Saturn, in realtà è bianco e nero, non è proprio colorata, come se fosse la vera originale Lip Rod delle altre Hotel Senshi, e dove c'è la sfera con l'anello di Saturno. Marco Albiero ha rivelato in questo post, ma soprattutto ha confermato che lui stesso ha detto a Naoko che l'ha convinta di dare a Sailor Saturn la famosa trasformazione con la Lip Rod. Quindi noi non sappiamo se in questi act, di solito nel manga hanno detto che dalla quarta serie, dal quarto arco, io l'ho potuta vedere, Speech Kallen, l'ho potuta vedere perché io ieri sul sito di una pagina Facebook hanno pubblicato, sopra questa introduzione degli album c'era una certa Elena. La pagina si chiama Manga e Anime, non so chi è, questa ragazza ha pubblicato tutti i capitoli della manga tranne quelli speciali, Primo amore di Emi, La depressione di Makoto, questi non ci sono, Diari illustrati di Chibiusa, eccetera eccetera. Speech
Michikalen, io ho visto la parte versione quarta arco dove le Outer Stars si uniscono alle Inner e Super Sailor Moon e Super Sailor Chibi Moon contro Nellenia e il Dead Circus, Dead Moon Circus, giusto? Si chiamano così. Dove loro fanno la trasformazione dicendo cristallo di Urano e questo, era in italiano giustamente. Io sono molto contento perché noi, se questa cosa che Marco Albiero, che è un disegnatore ufficiale che Naoko ha scelto per l'Italia, non so perché lui, andate nella sua pagina, Marco Albiero Art mi sembra, lui è molto bravo non solo a fare i disegni di Sailor, anche SailorMoonWorld.it pubblica i suoi disegni di Sailor, però lui fa anche altro, altri disegni, altri manga, eccetera, eccetera. Cosa dirvi più? Se questo che ha detto Marco confermerebbe che nella terza, in Sailor Moon Crystal 4, chiamiamolo così per specificare il quarto arco, dovremmo vedere una trasformazione di Saturn ufficialmente. Noi per adesso io ho visto solo questo commento dove lui ha detto che ha convinto Naoko. Perché i fans, ha detto, i fans vorrebbero vedere questa trasformazione ufficiale di Sailor Saturn. Bene, io concludo questo mini vlog per non andare oltre, aspettando i famosi sottotitoli in inglese che mi devo vedere con l'Act 30. Quindi oggi ufficialmente dovremmo debuttare la seconda trasformazione non super di Sailor Uranus e Sailor Neptune. Loro in inglese Sailor Uranus, non mi ricordo come si pronuncia, Neptune, mi sembra Neptune, roba del genere. Comunque vi lascio con questa domanda. Vedremo questa famosa trasformazione? Se la vedremo domani, quando registrerò la recensione dell'ACT, parlerò di questa trasformazione e citerò questo video. Ciao ciao ragazzi, al prossimo video, ciao!